sarà sempre una battaglia dove saremo un po' in ritardo. Tant'è che in questo momento questi nuovi vaccini, autorizzati solo come booster, quindi come dosi di richiamo rispetto a un ciclo vaccinale iniziale, sono stati prodotti e sperimentati per la variante Omicron. Negli Stati Uniti, ma anche in Europa, nel prossimo futuro sono già in linea vaccini per le varianti Omicron 4 e 5, tant'è che l'FDA americano ha già anticipato l'autorizzazione all'uso di questi vaccini ulteriormente aggiornati. Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, riassume così la nuova tappa che stiamo per affrontare nel contrasto al Covid. La Food and Drug Administration americana e l'Agenzia Europea del Farmaco hanno infatti autorizzato l'uso dei nuovi vaccini messi a punto da Pfizer-BioNTech e Moderna, vaccini cosiddetti bivalenti, ai quali si è arrivati dopo un percorso sperimentale diverso rispetto ai precedenti, senza che però questo debba creare particolari allarmi, come ci spiegherà lo stesso Pregliasco nell'episodio di oggi. Margherita De Bac, che per il Corriere della Sera si occupa di salute, sanità e bioetica, ci dirà invece che cosa succederà nelle prossime settimane. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di lunedì 5 settembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Margherita De Bac, i nuovi vaccini hanno quindi avuto il via libera. Da un vaccino costruito sul primo tipo di virus, quello chiamato Wuhan, dalla città della Cina in cui è stato isolato a inizio 2020, siamo passati a uno che contiene anche la variante Omicron BA1, che, come ricordava il professor Pregliasco, non è la più aggiornata, ma comunque consente di rafforzare l'immunità nei confronti del SARS-CoV-2. Che cosa succede adesso? Che tempi possiamo prevedere per le nuove somministrazioni? I tempi sono velocissimi. La nostra agenzia del farmaco, l'AIFA, deve provvedere a dare una cosiddetta autorizzazione formale e di adattare questa autorizzazione alla situazione italiana, perché è lasciata libertà ai paesi poi di organizzare la campagna vaccinale. Che succederà? Che avremo questo nuovo vaccino cosiddetto adattato, oppure anche si può chiamare aggiornato, e che però non è esclude l'esistenza dell'altro, nel senso che quello attuale non verrà buttato nel cestino, ma servirà a vaccinare le persone che non hanno ricevuto mai nessuna dose di vaccino anti-Covid, il cosiddetto ciclo primario, no? Che sarebbe prima e seconda dose. Il nuovo vaccino verrà somministrato a tutti gli altri indistintamente o solo ad alcune categorie? È presumibile innanzitutto che venga indicato all'inizio per gli over 60 e per le persone fragili, e che poi magari possa essere allargato al resto della popolazione. Verrà utilizzato per fare le dosi di richiamo. Io l'altra volta, parlando con alcuni responsabili di EMA, ho usato i termini quarta dose, quinta dose e sono stata ripresa. No, non si deve più parlare di quarta, di quinta, di sesta, di settima. Ci dobbiamo mettere in testa che da ora in poi tutti i vaccini anti-Covid verranno in continuazione aggiornati, un po' come l'influenza. Questo avvicinarsi alle modalità di gestione dell'influenza è sicuramente una buona notizia, anche se il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato da Francesco Giambertone, tiene allo stesso tempo a sottolineare i rischi contenuti in questo approccio. Il virus ha sì ridotto la sua capacità aggressiva e la sua capacità di determinare sintomatologia e malattia pesante, ma vediamo ancora dai dati giornalieri che può fare ancora del male. L'attesa della nuova vaccinazione ha ridotto quello che sarà e dovrà essere importante nel tempo, una continua rivaccinazione, proprio perché la capacità protettiva anche da guarigione e anche da vaccinazione va a decadere nell'arco di 4-6 mesi.
Presumibilmente, quindi, per molti anni dovremo continuare a vaccinarci a intervalli brevi. È probabile che nel futuro l'appuntamento non sia così ravvicinato, ma possa essere una vaccinazione annuale. È da sfatare però in questo senso anche un altro elemento che aveva dissuaso dalla quarta dose, questa ritenuta eccessiva vicinanza fra le dosi, in una narrazione anche qui sbagliata di un'azione addirittura negativa o pericolosa di queste somministrazioni ravvicinate. Non dobbiamo in modo eccessivo attendere le nuove varianti. È dimostrato che il vaccino ad oggi, quindi non ancora con la nuova composizione bivalente che sarà disponibile nel breve, ha comunque una capacità di rialzare la risposta immunitaria ed ha dimostrato di ridurre soprattutto quello che ci interessa, cioè l'insorgenza di casi gravi. Ma se il vaccino è efficace lo stesso, perché si aggiorna? Ovviamente il booster con l'aggiornamento, in questo caso con un vaccino che contiene sia l'originale di Wuhan che la variante Omicron, ha dimostrato di dare rispetto a Omicron, alle nuove varianti, percentualmente una maggiore efficacia. Quindi oggettivamente è un vantaggio quello di avere il vaccino più vicino al virus, alla variante circolante. È la stessa cosa che, tra l'altro, ormai credo un po' tutti conoscano, dell'aggiornamento della composizione del vaccino antinfluenzale. Vengono fatte a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per questa vaccinazione due riunioni, una a febbraio e una a settembre, per aggiornare la composizione del vaccino da utilizzare nell'emisfero australe e nel nostro emisfero, con continue variazioni. FDA ed EMA hanno però scelto due approcci diversi sui test. In America i vaccini aggiornati sono stati approvati senza un test sull'uomo, come si fa con i test del vaccino antinfluenzale, ma solo sugli animali. Questo non rischia di spaventare un po' le persone e di ridare fiato ai Novax? Dal punto di vista della popolazione generale c'è una enorme attenzione e spesso un'esagerata puntualizzazione sugli eventi avversi. Questo è il problema tipico di tutti i vaccini, perché noi approcciamo in modo molto, diciamo, più sportivo un farmaco, perché abbiamo il bisogno, il mal di testa, il dolore, la patologia più o meno grave, e quindi accettiamo facilmente il rischio-beneficio che è insito in ogni approccio terapeutico, preventivo, medico. È facile dai denigratori, dai Novax, rimarcare quella che è stata anche poi la velocità della produzione, la necessità di prove, la profondità di prove per dimostrare la sicurezza, che ovviamente si può vedere inizialmente dagli studi clinici strutturati, ma poi dall'applicazione su larga scala, e i vaccini per il Covid lo hanno, credo, potuto dimostrare con miliardi di dosi somministrate, che sono una quantità assolutamente inverosimile e ben superiore a quella di tantissimi altri farmaci in tutta la loro vita nell'approccio terapeutico. E quindi i test fatti sono sufficienti? A mio avviso garantiscono la possibilità dell'utilizzo e della comparabilità dei risultati e degli effetti, sia avversi ma soprattutto dell'efficacia, sulla base di questi studi sull'animale, che peraltro sono anche gli stessi che di anno in anno, per esempio, eseguiamo per quanto riguarda l'aggiornamento della composizione del vaccino antinfluenzale. EMA in questo senso è stata più stringente e ha voluto, sempre qui in un'ottica di attenzione, pretendere una maggiore ampiezza di questi studi, diciamo che sono però da considerare come complementari e per confermare ciò che è stato valutato negli studi pre-registrativi e poi nella vita reale. Margherita, torno da te con due domande conclusive. La prima: abbiamo detto che questo richiamo è destinato a chi ha già ricevuto almeno due dosi del precedente. Chi ha già ricevuto anche la terza e magari la quarta, o chi ha avuto il Covid negli ultimi mesi, che cosa deve fare?
Per tutte queste categorie in generale è previsto che un'ulteriore dose, non parliamo più di quarta o di quinta, venga fatta ad almeno 3 mesi di distanza dall'ultima dose ricevuta. Quindi che significa che se io ho fatto la quarta dose potrò fare un ulteriore, chiamiamolo richiamo anche se non è proprio esatto, ad almeno 3 mesi di distanza, ed è così per tutte le altre categorie, anche per chi ha avuto l'infezione. Per la somministrazione del nuovo vaccino verranno riaperti i grandi centri della prima campagna o si continuerà con la modalità sul territorio tra farmacie e medici di base? Ormai ogni regione si regolerà come è più confacente al territorio che deve gestire. Io penso che i grossi centri vaccinali non verranno riaperti, perché abbiamo visto per le dosi date come quarta dose l'attività vaccinale è stata gestita benissimo con i pochi centri rimasti aperti, però ci si potrà anche rivolgere al medico di famiglia e poi anche ai servizi delle ASL. Quindi no, non avremo i mega centri tanti distribuiti sul territorio. Dal punto di vista organizzativo l'Italia è messa benissimo, ricordiamolo. Grazie Margherita De Bac e Fabrizio Pregliasco. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone, produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.